Sono Daniele Gentili, un producer di Milano, una casa di produzione che si chiama Tapeless Film. La nostra casa di produzione nasce sull'aspetto appunto di produzione esecutiva in quanto produttori di contenuti commerciali, le pubblicità. Ad un certo punto ho capito che anche a Milano e anche noi avremmo potuto, parallelamente al mercato pubblicitario e commerciale, fare delle avventure di natura cinematografica. Mai bene come un paio d'anni fa, quando abbiamo avuto l'occasione di mettere insieme questo progetto prodotto per Sky Studios, Blocco 181. Abbiamo un problema con i sudamericani. Hanno occupato la vecchia palazzina, sarà una settimana. Quelli ci sono cresciuti nella violenza. Non hanno paura di niente. È una serie ambientata totalmente a Milano. Il regista principale, Giuseppe Capotondi, l'ha definita favola nera. Racconta questo scontro tra una gang latina e un quartiere di Milano che il blocco in realtà non esiste. È un quartiere che abbiamo costruito mettendo insieme, come fosse un collage, alcune parti di Milano. È un racconto che vede lo spaccio in una formula diversa da quella che conosciamo, ovvero il delivery. Siamo nella contemporaneità, lo spaccio avviene attraverso il delivery di così, persone insospettabili. Diciamo che è una favola nera iperrealista che racconta una Milano da un punto di vista meno cliché. Tu vuoi rubare la coca di Lorenzo da un magazzino sorvegliato da Rizzo? Non è come gli altri del blocco, Madi. Non sai quante volte mi ha salvato il culo. Quando abbiamo iniziato a mettere in piedi il progetto Blocco 181, avevamo bisogno di avere uno strumento affidabile e uno strumento capace di poter sostenere le diverse fasi della produzione. Ho fatto una sorta di casting di quelle che erano le piattaforme da poter utilizzare attraverso persone che lavorano nell'industria. Un po' all'unisono mi è arrivato il nome di Mnemonica. Mi sono messo in contatto con chi di dovere e abbiamo iniziato un rapporto. Quindi diciamo che io conosco Mnemonica da 2 anni per il progetto che sto seguendo, che in questo periodo mi ha totalizzato. Mi sembra una delle scelte migliori che ho fatto per il film, per la serie, e sono assolutamente convinto che possa e dovrò, mi auguro, ripetere l'esperienza con altre produzioni di natura diversa che ovviamente necessitino di un prodotto come Mnemonica come strumento alleato. Tu zio qua è un mare di merda. Come facciamo questi 100 capo che si è fatto fottere come un coglione? Ma cosa avete in testa? Quelli ammazzano per molto meno. Amore, abbiamo i soldi, abbiamo la coca, andiamo dove cazzo ci pare. Il progetto ha tre, come tutti i progetti audiovisivi, tre fasi diverse: quello di sviluppo, preproduzione, quello di produzione e quello di post-produzione. Noi abbiamo utilizzato in maniera massiva e molto intensa in tutte e tre le fasi Mnemonica. Diciamoci la verità, funzionava talmente bene, era talmente pratico e funzionava tanto bene anche il rapporto con chi di Mnemonica fa parte, che ci siamo fatti un po' prendere la mano. Quando hai uno strumento che funziona bene, che può essere utilizzato in molteplici funzioni, beh, è difficile non usarlo tanto. La verità è che il nostro utilizzo intensivo è dovuto al fatto che Mnemonica è uno strumento particolarmente comodo da utilizzare e di immediato da recepire da parte di tutti gli interlocutori che abbiamo avuto. Questa è la cosa che secondo me è più forte. Quando mai abbiamo potuto scegliere noi? Tu hai scelto di diventare lo schiavo di tuo zio? E tu hai scelto di essere solo come un cane? Finalmente ho la possibilità di scegliere. Ne scelgo voi due? Ma relativamente alla cyber security, tendo molto a fidarmi. Ma a fidarmi di chi mi dice che bisogna attrezzarsi per la cyber security. Mi è molto chiaro che esistano tutta una serie di esigenze relative la gestione, la sicurezza e la tutela dei materiali, laddove c'è Mnemonica che si occupa e ha una forte, diciamo così, identità anche relativamente alla sicurezza e protezione dei dati, dei materiali, mi sembra giusto seguirla. Nella fase di produzione noi abbiamo fatto la produzione interamente a Milano e abbiamo avuto una parte, la post-produzione del montaggio a Roma. Abbiamo avuto
diciamo così, una buona velocizzazione del lavoro grazie a questo file transfer fatto in questa maniera. E che tra l'altro è il modo più sicuro. Tenemos un barrio a nuestro pies. Tre. Tenemos una casa. Due. Tengo grandi plani per la misa. Le caratteristiche importanti di Monica, secondo me, sono l'affidabilità e la relazione che ho avuto con il team di Monica. C'è stato una sorta di monitoria costante da parte del team di Monica su il mio agito, per cui io so che laddove ci sono state delle criticità, ci sono state anche degli alert. E questo per un new user, secondo me, è un altro aspetto importante. A me l'idea di poter interloquire con chi Mnemonica l'ha fatta, la gestisce e in qualche modo la commercializza, aver avuto una relazione, mi è sembrato un plus valore importante. C'è della cura, perché c'è l'attenzione, diciamo così, custom made da esperti del settore per il mio settore, e questa non è una cosa irrilevante. Non un customer care, ma un rapporto. Questo credo che sia uno dei motivi per cui sono molto contento di essere qui in questo momento. Tu stai perdendo il controllo, confondi amici con nemici, sei fuori di testa. Due settimane fa eravamo tre stronzi che si divertivano, oggi ci sparano, è una cosa più grande di noi. Benvenuti nella realtà. E lo dico anche con un po' di orgoglio, l'idea di avere una piattaforma, una cosa come Mnemonica da far vedere all'estero e da dare come strumento di lavoro mi ha reso orgoglioso. È una figata, cioè guarda che l'abbiamo fatta qua, cioè non è una roba, non è Vimeo, è una roba qui, guarda come funziona bene.